bombe e bottiglie incendiarie contro i negozi, minacce e violenze contro i titolari delle attività commerciali, un piccolo lembo di mafia siciliana trasferito in blocco tra Pomezia, Ardia e Torvaianica. È quella che la Procura distrettuale antimafia di Roma ha sgominato nella notte, arrestando 33 persone, tra il Lazio e Catania, tutte legate al clan Fragalà. L'inchiesta è partita dagli attentati ai negozianti del litorale pontino, ma poi ha trovato una gola profonda in Sante Fragalà, che ha permesso di ricostruire la rinascita del clan fin dal 2009. Per la prima volta emerge che su un territorio non c'è soltanto la presenza di più gruppi con una matrice diversa, Camorra, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Casalesi, eccetera, ma tra questi gruppi si è stretto un vero e proprio patto federativo. Arrestata anche Astrid Fragalà, ex presidente di Confcommercio a Pomezia. La donna ai domiciliari era il legame tra il padre Alessandro, capo del clan, e i politici locali. I carabinieri del ROS hanno stroncato anche un consistente traffico di droga per invadere il litorale sud di Roma e liberato un ostaggio del clan. Scoperta anche una vera e propria formula di affiliazione scritta a mano in siciliano su un quaderno a righe scolastico, che assomiglia tantissimo alla leggenda di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i tre cavalieri che secondo il mito fondarono mafia, 'Ndrangheta e camorra a cavallo della fine del XV secolo. L'attacco recitava così: «Ne ho passato mura e muraglia, a ogni passo ne scoglievo una maglia, tre cavalieri di battaglia».